Senza la bici non riuscite proprio a stare, capita a molti, poi perdono la testa, non scendono più, fanno di tutto, fino a un trick facile come questo. No, ma aspetta un attimo, ma quante volte l'ha fatta girare? Rivediamo, 1, 2, 3, 4, 5, se vabbè. Continuate a taggarmi qui sotto video tipo questi cari miei, e se riuscite a scendere dalla bici passate al moto volley come loro. Ma che sport è? Ma anche questo che sport è? Ping pong rotante, dai, lascia perdere che tanto non ce la farai mai. Ecco, infatti, sono quelle cose che non ci credi se non le vedi, tipo Holly e Benji, pensi che siano solo dei cartoni animati, ma va, poi li vedi e ci credi, eccoli qua, tipo loro non saranno mica veri. Il portiere gliela passa, sì, ma che sport è? Pallamano, scherzi a parte. Boh, un po' come questi, traversa, per fortuna c'è l'attaccante solo, ma davvero l'ha sbagliata veramente, ma come ha fatto? A quel punto gli conveniva fare il classico gioco che ti gira la testa, no? Gira, se poi la piazzi all'angolino era meglio girare, l'avrà fatto anche lui il gioco del gira, beh, per girare gira in effetti. Senza portiere ci fosse stato quello del Nardò, non solo l'avrebbe presa, ma rinviando avrebbe fatto anche gol, classico, nel posto giusto al momento giusto, proprio come lui che, ma povero, va bene spazzarla, ma una bomba da 2 metri in faccia più autogol, no vabbè, è andata bene che il pallone non gli è entrato in testa, ma cosa, ma dai, ormai per entrare nel se vabbè state toccando dei livelli stellari, qui mi spacco la caviglia solo a guardare, di qui la stessa cosa, ma come fa, cosa fa? Sarà Halloween, sarà il 1° novembre che è un giorno speciale, dove vengono le magie, i colpi della vita, occhio al 4, no però questo è troppo, rivediamo se vabbè, gli azzurri hanno cambiato sport e non vogliono più saperne, non ci si può allenare, nessun problema, i nostri amici portieri si allenano in cantina perché sono più forti del Covid, ma ci lasciamo con la nuova telecamera intelligenza artificiale che hanno usato in Scozia, capace di seguire, pensate, sempre il pallone, cioè nessun cameraman ma sempre il pallone al centro dello schermo, sì, peccato che scambiava il pallone per la testa pelata del guardaline, quindi la crapa pelata invece della partita non è il pallone, di là, no, ancora, vai di là, è il testone del, vabbè, ovviamente tifosi infuriati perché era a porte chiuse e dalla TV si sono visti questo qui per 90 minuti!